parliamo di Ratchet & Clank Rift Apart, è appena scaduto l'embargo, comunque poco dopo, e finalmente possiamo parlare del gioco dopo averlo provato per alcune settimane. 42. Partiamo dalla recensione, insomma, partiamo da quello che hai chiaramente scritto nella recensione. Tu gli hai messo 9, quindi hai detto che comunque alla fine il gioco per quello che vuole fare chiaramente lo fa, specialmente a livello tecnico. Mi parlavi prima, in realtà lo abbiamo visto entrambi a livello tecnico, una roba totalmente folle. A livello di illuminazione è davvero, davvero tanto notevole, sfrutta tantissimo il ray tracing, ma poi più che altro riesce con le transizioni a fare, specialmente in alcune sequenze, non sempre, però specialmente in alcune sequenze, riesce a costruire un ritmo e un tipo di dinamicità che appunto è possibile solamente con quelle tecnologie. Beh, certamente. Allora, la cosa che infatti impressiona di più in Ratchet & Clank Rift Apart è il fatto che è un gioco tecnicamente superbo. Allora, sembra che alla fine ripetiamo sempre la stessa frase, no? La frase della console spinta al massimo. Io credo che Ratchet & Clank in questo caso non spinga al massimo la console, ma comunque faccia vedere la differenza tra questa generazione e la precedente. E è una cosa che secondo me anche chi magari gioca su PC, che è un po' più avvezzo al ray tracing, noterà una qualità, secondo me, migliore sotto alcuni punti di vista. Certo, ci sono le classiche falle da console, no? Quei piccoli problemini e cose che succedono, però all'effettivo, specialmente quando vediamo la testa del dottor Nefarious, c'è un ray tracing Sì, assurdo, un esatto. rimbalzo di ogni immagine precisa che segue la curvatura della testa. Quindi l'immagine è distorta a sua volta. Questa, cioè, quando l'ho visto i primi 3 secondi ho fermato il pad, ho fatto aspetta. Seriamente? Cioè, è assurdo. No, ma infatti quella roba lì secondo me è allucinante, ma infatti secondo me il dettaglio lo vedi tantissimo quando guardi le scene di intermezzo. Cioè le scene di intermezzo hanno un dettaglio e una qualità a livello di illuminazione che davvero in alcuni momenti sono indistinguibili da quello che è semplicemente un film d'animazione o quello che comunque può essere qualcosa del genere. Tant'è che secondo me anche in realtà in tutto il mondo di gioco c'è un dettaglio poligonale totalmente fuori dal mondo, anche una qualità delle texture davvero, davvero molto alta. Tant'è che a volte mi fermavo a vedere i dettagli perché non mi capacitavo del fatto che si fosse arrivati a un tale livello di dettaglio poligonale, specialmente in alcuni momenti, mi sono davvero soffermato su quello. Però chiaramente, come era anche alla fine stato presentato il gioco, no? In un certo senso è un po' il gioco ammiraglia di Sony, perché comunque alla fine presenta la console, già lo State of Play l'hanno presentato in quel modo, tutto il design del gioco è portato avanti con un certo tipo di occhio verso l'architettura di PlayStation 5, quindi chiaramente su quello è assolutamente, cioè fa tanto cielolunghismo, diciamo così, su quel piano. Sì, effettivamente sì, ma una cosa che va evidenziata assolutamente è il discorso di differenza cutscene gioco, cioè praticamente nessuno. Nell'istante in cui Sì, voi sì, giocherete sì, sì. a Ratchet & Clank, c'è un passaggio, vedete un video, una cutscene, e fate cavolo, cioè grafica da urlo, qualità assurda, eccetera, eccetera. Poi passate al gioco e mantiene la stessa qualità. Certo, noi abbiamo giocato la versione pre-patch day one, quindi abbiamo provato solo la Sì, modalità però 4K 30 frame ray tracing. Ce ne saranno altre due con 60 frame e 60 frame con ray tracing attivo, quindi comunque potrete gestirvela. Però la cosa è che tu noti proprio la non differenza. Cioè, vedi una scena, poi sì. passa È il gameplay e questa cosa è assurda. La seconda allucinante, cosa è una sì. roba che ha sempre sfruttato molto anche Naughty Dog, anche Santa Monica con God of War, cioè, Sì, insomma, nel quel senso di senso. continuità a livello regista, un certo tipo di direzione che sceglieva appunto la continuità. Quindi comunque cioè, chiaramente anche qui troviamo lo stesso tipo di elemento. Però è davvero impressionante perché la qualità è davvero, davvero molto alta. Che dicevi come Certo. seconda cosa, scusami che ti ho interrotto? L'unica cosa, appunto, invece, dal discorso del gioco stesso è che alla fine il suo essere Ratchet & Clank con tutti i pro che porta anche qualche contro. Qualche contro che ho trovato nel corso della recensione, perché ho provato il gioco, l'ho completato, ho fatto tutta la parte collezionabile e poi c'è anche una parte Idem, extra sì. dopo.
Sì, sì, che è la modalità sfida, che poi c'era anche nel reboot 2016, poi adesso non so se c'era anche nei precedenti, veramente una volta che finisci il gioco puoi riniziare una sorta di New Game Plus con le armi migliorate, quello dicevi? In realtà sì, il gioco, piccola digressione, il gioco prende molto da, dal penultimo capitolo, quello uscito nel 2013, e prende molto dal reboot remake, chiamiamolo un po' come ci pare, del 2016. Anche se in realtà dei dettagli li prende, tipo le armi che cambiano nome, se le potenzi al massimo, ha delle piccolezze prese dai vari giochi vecchi, che tra l'altro si ritrovano ancora di più negli extra, perché voi una volta entrati negli extra troverete, come si può dire, la possibilità di modificare alcune cose e mettere, che ne so, delle skin diverse, dei colori diversi, e questo è praticamente un regalo che hanno fatto i ragazzi di Insomniac Games ai fan del brand. Sì, esatto, cioè, infatti, ecco, questa è una cosa che volevo sottolineare, no? Che hai fatto questo gancio, perché io ho giocato il gioco, praticamente avendo giocato solo il reboot del 2016, quindi chiaramente avevo giusto visto un pochino di roba più vecchia, però chiaramente non avevo quel tipo di condizione, insomma, da fan. E quindi è un po', come dire, è stato un po' spaesante in certi momenti, perché comunque chiaramente tanti riferimenti me li sono persi, tante piccolezze, però è pure vero, questo è da dire, che nonostante chiaramente ci siano tanti riferimenti ai fan e tanti punti, chiaramente solamente una persona che ha giocato i precedenti può capire, è comunque un gioco che secondo me è un buon punto di partenza rispetto a quello che è alla fine Ratchet & Clank in generale. Poi, chiaro, magari per alcuni punti narrativi io suggerirei a chi gioca magari di farsi un ripassino della trilogia Future di Ratchet & Clank per capire un minimo quello che cazzo sta succedendo, che magari determinati punti, specialmente magari il finale e un pochino di altre cose, magari ti fanno rimanere spesato, appunto, se non conosci quell'immaginario. Però secondo me è abbastanza digeribile pure senza quel tipo di infarinatura. Esatto, il discorso è proprio questo. In realtà, per capire Ratchet & Clank Rift Apart non serve aver giocato nessun altro Ratchet & Clank, è molto chiaro, e quando non è chiaro spiega. Sicuramente giocarsi il remake, reboot, quello del 2016 aiuta, perché vi dà l'infrenatura di chi è Ratchet e di chi è Clank. Però alla fine questa è come se fosse una sorta di fresh start, come succede nei fumetti, quindi alla fine non è una cosa così strana, capito? È una cosa che ci sta. Tra l'altro, una cosa interessante del gioco, che si capisce subito dal trailer, ma ve la confermiamo qui, appunto, perché ormai l'embargo è scaduto, il gioco prende molto molto per bene il discorso del multiverso. Quindi se conoscete Marvel, DC, ne parlo anche nella recensione, vi sembrerà molto facile capire come in questa diversa dimensione ci sono personaggi che già conosciamo ma in versione diversa. Quindi chi segue, che ne so, i fumetti della DC e conosce le differenze tra i vari Flash, troverà appunto in Ratchet & Clank anche questo tipo di richiami, che partono da Rivet e finiscono a tutti i personaggi, che poi scopritevi da soli, perché sono una delle cose più divertenti del gioco. Esatto, dall'altro io anche... Esatto, perché anche se io ne avevo un sacco di cognizione del gioco nel dettaglio, cioè dell'immagine nel dettaglio, c'è un sacco di riferimenti con cui li ho capiti, anche semplicemente avendo giocato solamente il reboot, perché chiaramente esatto. Il reboot l'ho giocato 5 anni fa, quindi pure lì un pochino la memoria non aiuta. Invece per quanto riguarda il gameplay in sé per sé, lo gameplay in sé per sé è molto, diciamo che è molto semplice, no? Ed è molto simile a quello che appunto, per esempio, io avevo giocato appunto nel reboot del 2016, poi tu mi confermerai se è pure simile a quelli precedenti, però tendenzialmente parliamo di un gioco che è relativamente lineare, quindi... chiaramente hai proprio ti accompagna mano per mano anche la gestione dei collezionabili, a parte uno che appunto è l'unica cosa che mi serve per patinare il gioco. Esatto, che mi è rimasto qua. Il resto è praticamente iper gestibile, ti accompagna al gioco sulla minimappa e praticamente riesci a identificare tutto. Chiaramente richiede un po' di esplorazione per completare al 100%, allunghi probabilmente un bel po' di ore, però è molto molto guidato ed è sempre lo stesso loop, però arrivi sul pianeta, fai le tue attività secondarie e le primarie, e concludi il boss e poi vai su altri pianeti. Qualche volta capita che magari torni su alcuni pianeti, però tendenzialmente è molto molto lineare e molto molto accompagnato.
Secondo me hanno fatto un buon lavoro sulle armi, sul sistema di combattimento è molto molto dinamico, mi è piaciuto anche il dash che hanno implementato, no? Quel sistema di dash veloce, quella sorta di, che ti dà anche una sorta di frame di immunità, no? Perché utilizzi il dash e sei protetto mentre utilizzi il dash, quindi quella roba lì è molto figa, secondo me è una bella meccanica. Però in realtà è tutto estremamente dinamico, anche il combattimento, magari posso capire che per qualcuno possa diventare ripetitivo, però per me è stato sempre molto divertente e soprattutto, ed è una grande nota di pregio che posso fare, è che ho utilizzato quasi tutte le armi, magari qualcuno no, però quasi tutte le armi in maniera omogenea, nel senso che appunto non ho utilizzato magari solo un'arma o magari metà ruota e tutto il resto l'ho lasciato da parte, ho utilizzato più o meno tutto a seconda della necessità che incontravo, addirittura combinavo certe volte, ragionavo un pochino in maniera strategica e quello secondo me è un punto molto importante. Secondo me, per stimolare questo discorso qui, ovvero di utilizzare il tutto il meglio che può offrire il gioco, bisogna almeno andare al terzo livello di difficoltà. Io l'ho giocato al terzo e già al terzo secondo me non è troppo impegnativo, ho rigiocato la modalità sfida, a parte la modalità sfida al quarto livello di difficoltà che è l'ultimo, e secondo me non è comunque eccessivamente impegnativo, quindi comunque io vi consiglio di giocare il terzo o il quarto perché appunto in quel modo, specialmente in fasi un po' più impegnative come alcune boss fight o una modalità arena che troverete più avanti. Arena, insomma, modalità sfida è una così, una sorta di colosseo, in quelle occasioni lì che sono un po' più impegnative potrete appunto magari affondare di più i denti in quel tipo di, sì. Di profondità, insomma, delle meccaniche. Un po' il guastafeste, allora in realtà il gioco è di per sé è molto semplice in termini di quello che potete fare. Solo che talvolta sembra come se arrivasse in un punto dove può usare un po' di più e non lo fa. Dice no, vabbè, rimango un attimo nella comfort zone, che cioè, non è sbagliato, cioè, lungi da me. Semplicemente le armi sono fantastiche, alcune armi sono geniali, anche solo per il modo in cui le puoi usare. Io le ho usate tutte, le ho potenziate alcune, però l'effettivo poi a un certo punto diventava uso quelle di quelle munizioni. Non ho mai trovato un'arma, cioè alla fine con i boss era necessario usare armi a distanza, mentre magari l'arma quella ravvicinata era utile quando c'avevi tanti nemici, e allora lì forse serviva, ma queste fasi, unite al fatto che ci sono davvero pochi boss, secondo me, davvero pochi. No, ci sono più che pochi, non sono differenze, cioè sono letteralmente reskin dello stesso boss, cioè i boss sono davvero pochissimi, sono forse 3 o 4 addirittura tutto il gioco, e ci sono una marea, ma dico davvero tanti, senza senso, boss ripetuti. Questo penso che sia un problema del gioco davvero, davvero grande, questo discorso qui del boss. Questo problema ce l'abbiamo anche nei personaggi, cioè Ratchet e Rivet, esatto, sono la stessa cosa, cioè non esiste che magari, che ne so, già, cioè magari Rivet salta più in alto, ma Ratchet c'ha più resistenza. No, sono esattamente esatto, questo è un altro punto. Allora, c'è questa criticità, secondo me, appunto, come dici bene te, che non c'è differenziazione né nei boss, a parte casi rarissimi come quello finale, c'è sta un altro su Sargasso proprio particolare, che è uno dei paletti iniziali, quello che avete visto pure nello State of Play, e un altro in qualche altra situazione, però insomma comunque parliamo di pochissimi boss, ma più che altro appunto il fatto è che c'è davvero zero differenziazione tra Ratchet e Rivet, e che appunto questa altra protagonista femminile Lombax. È vero che io capisco la necessità di rendere omogenea, cioè di rendere unica la progressione, nel senso che chiaramente se avessi pensato la progressione, specialmente visto quanta roba è da potenziare, da portare avanti, quanto sono le armi, sarebbe stato impossibile. Però io credo pure che come dire, almeno, come dice Benedetti, ci fosse appunto qualche elemento distintivo che magari desse un feeling diverso al combattimento, magari, che ne so, un diverso tipo di dash, una special particolare, che ne so, un qualcosa che appunto li differenziasse, ma invece hanno proprio le stesse abilità. Cioè, addirittura il traversal, che sono i turbo stivali, adesso non mi ricordo come si chiamano, la meccanica di traversal, che è quella che ti permette di
viaggiare all'interno della mappa molto più velocemente, è praticamente identica, cioè anche le cose più semplici da implementare che avrebbero potuto differenziare i due personaggi sono praticamente le stesse. Cioè, chiaramente a me Rivet è piaciuto davvero tanto come personaggio, eh? Sì, sì, secondo me tutti i personaggi del gioco sono davvero stupendi, ce n'è anche un altro che viene introdotto che non diciamo, ma è davvero stupendo, e davvero su quel piano è stato fatto un bel lavoro. Piccola leggenda che è stata sfatata finalmente, che in realtà già dai trailer si capiva, però cioè confermata, noi fino a quest'ora Ratchet eravamo convinti che i Lombax di sesso femminile non avessero la coda, cioè questa cosa vabbè è una piccolezza, però nel senso non so se magari voi avete delle, se avevate delle prove di questa cosa prima, allora illuminatemi, perché io ero convinto così. Ma a prescindere da questo, una delle cose che penso sia importante, soprattutto una differenziazione, è il modo in cui questa è costruita. Cioè noi quando giochiamo a Ratchet & Clank abbiamo dei pianeti da visitare, facciamo delle missioni principali, abbiamo una secondaria molto semplice da fare che però ci permette comunque di allungare, diciamo, l'esperienza, perché un'esperienza era 10 ore che diventa 15 se fai collezionabili. Poi c'è la nuova sfida che permette di avere le armi potenziate a livello Omega, quindi una valanga di roba da fare per chi vuole completarlo al 100%. Il problema è che anche solo mettere nei pianeti la scelta tra i due Lombax, con magari una fase che posso fare solo con Rivet, una con Ratchet, esatto. Infatti, quanto serviva? Cioè, sarebbe diventato quel piccolo backtracking che ormai i giochi abusano. Non capisco perché Insomniac non l'ha solo usato. Però vabbè, questa magari è una cosa mia, No, ma infatti, allora, io non l'ho sofferto questo discorso, ho sicuramente sofferto un po' posteriori quando mi ci hai fatto pensare sul discorso della differenziazione dei personaggi. Però sì, effettivamente potevano implementare qualcosa, perché effettivamente, cioè, non puoi visitare un pianeta che nella storia principale è legato a un determinato o a Ratchet o a Rivet con appunto l'altro personaggio, cioè è necessariamente guidato in quel modo, quindi forse quello appunto dici bene che avrebbero potuto fare, perché comunque c'è già tanta roba che puoi fare anche nella modalità sfida eccetera eccetera, magari questo sarebbe stata una buona aggiunta per permetterti di magari appunto esplorare un po' di più personaggi. Però non, secondo me per me vero è la differenziazione tra Ratchet e Rivet che magari guarda manca. Poi nel senso i pianeti alla fine sono comunque tanti, la visita, cioè c'è un motivo di sceneggiatura del perché visiti un pianeta con un personaggio o con l'altro, quindi lo accetto. Anzi, aggiungo il fatto di vedere dei pianeti che chi conosce la serie originale già ha visto, ma che puoi rivisitarli in una dimensione diversa, quindi con delle differenziazioni, è fantastico. Quella sì, è esatto, poi è chiaro. A livello narrativo, pur non essendo un fan, avendo giocato solamente il reboot, tante cose le ho colte comunque. Cioè, alcune sottigliezze sono state davvero molto molto carine, mi hanno fatto ridere. Poi comunque c'è sempre un po' quel carattere spiritoso, insomma, della serie che si mantiene sempre di iterazione in iterazione. Un'ultima cosa, prima di... Vai Simo, ti devo qualche cosa da dire. A quel tono c'è una scena che lo ricorda molto bene, molto ai Guardiani della Galassia. Non so se ti ricordi, sei andato verso la fine, c'è cioè quella sorta di suono, sì. Gioco. Guarda, cioè, alla... senso, secondo me... Alla fine sì, adesso non andiamo nei dettagli, però ho capito a quale scena ti riferisci, però sì, ricorda un po' Guardiani della Galassia quel momento lì. E... ultima cosa prima di chiudere, che siamo già lunghissimi, Antonio, il nostro caro Antonio Moro ci ucciderà. Altra cosa... il DualSense è davvero molto ben implementato, cioè il feedback aptico funziona davvero molto bene, riuscivo spesso a sentire davvero molto l'ambiente che circondava il personaggio e anche magari i passi, che era una cosa che lo stesso game director di Miles Morales mi aveva detto in un'intervista che volevano implementare, infatti qui c'è il feedback aptico per i passi. Robot traslato su Ratchet & Clank è fantastico. Esatto. Anche poi chiaramente supporta i grilletti più totali per quanto riguarda le armi. Esatto, perché per chi ha giocato Returnal passiamo da una sensazione di informazione a proprio il fatto che tu se premi mezzo grilletto fai una cosa, se ne premi uno ne fai un'altra. Esatto, è un discorso doppio, cioè è sia un discorso di sensazione, cioè di feeling, che chiaramente migliora il gameplay, che è già molto bello, cioè lo è sempre stato, e dall'altra parte ti dà una maggiore possibilità
di essere, cioè di approcciarti al gameplay con maggiore intuito, insomma, perché magari, che ne so, per dire un esempio a caso, che ne so, ci sta un'arma elettrica. L'arma elettrica potenziata a livello massimo ti permette di lanciare un nucleo elettrico che elettrifica tutti i nemici intorno. Se invece tieni premuto, andando quindi fino alla fine della corsa, a quel punto diventa una sorta di mitraglietta con appunto l'elemento elettrico. Ma pure il Gatling, no? Che tu, tenendo a metà corsa, fai ruotare il Gatling, così si carica ed è pronto, perché ci vuole un po' di tempo prima che spara. Poi quando premi giù inizia a sparare. Stessa cosa è il raggio, quello tipo della morte, capito? Sì. Ci sono un sacco di cose, insomma, tante, per esempio, altre armi, magari con andando a metà corsa miri ed eviti di utilizzare le due, quindi vai a metà corsa, miri con la granata e con il premendo completamente lanci la granata, quindi c'è questa implementazione del DualSense che chiaramente funziona bene, ma è chiaro, perché comunque il gioco è stato pensato top down, cioè no, top down, bottom up, appunto, dal avendo in mente PlayStation 5. E quindi niente, direi che abbiamo detto tutto di quello che c'è da dire sul gioco. Quindi chiaramente in questo momento che sia già uscita, trovate la recensione di Simone su Lega Nerd con il nostro Ben 9, e noi ci rivediamo prossimamente con altre recensioni live. Giovedì avremo sicuramente la live con Ratchet & Clank della prima ora. E quindi ci vediamo prossimamente, ragazzi. Grazie Simone per essere stato con noi, e ciao a tutti. Ciao.